Ciao, presentati. Ciao a tutti, sono Marco, ho 29 anni e ho studiato economia. Finita la laurea ho scelto di montare le mie qualità professionali umane in un progetto di impresa. Ciao, sono Ramar, rifugiato politico della Mauritania. Ho 31 anni, sposato e padre di due figli. Cosa stavi facendo a Roma nel 2011? Nel 2011 a Roma studiavo economia. E poi facevo una serie di piccoli lavori, quindi affissioni, volantinaggio, tornei sportivi. Ho cercato di uscire di casa e occuparmi, diciamo, di piccole attività lavorative e di coglierle come un'opportunità. Allora, avevo una vita carina con mio padre nel governo, che lavorava come consigliere nel presidente. E nel 2008 era un colpo di Stato e i miei genitori sono usciti e sono costretto a fuggire. Arrivò in Italia nel 2011 a Roma a un campo di rifugiati. Come vi siete conosciuti? Avevo un'occasione di lavoro, una stanza da pulire, e mi chiesi perché non condividerla con qualcun altro questa occasione. Un mio amico lavorava nei centri d'accoglienza e spesso mi diceva che lì dentro c'erano ragazzi che venivano con percorsi, diciamo, molto tosti, molto complessi. E spesso lui si diceva: ma possiamo fare noi qualcosa insieme a loro? E allora gli dissi: guarda Edoardo, oggi c'è una stanza da pulire, perché non lo dici a uno dei ragazzi che sono nel centro d'accoglienza di venire a lavorare insieme? E così arrivò Mor. In Italia mi ritrovo a Roma. A Roma ha un campo che si chiama Cara e lì facevo dei lavori neri, lavori faticosi. Un giorno, tramite un ragazzo che lavorava come mediatore culturale, incontrò Marco. Cosa ti ha colpito dell'altro? Quando l'ho visto la prima volta, risaliva dalle scale della metropolitana e lì all'inizio ho provato un po' di timore. Dico: ma questo chi è? Ma che mi sto mettendo in testa? Poi mi ricordo del silenzio e una stanza dove abbiamo iniziato a lavorare insieme. Lì ho iniziato a guardarlo e mi ricordo che era molto ordinato, preciso. Mi ricordo che quel piccolo lavoro che gli avevo affidato lo faceva con cura, per bene. E allora ho iniziato a fidarmi di lui e anche a dirmi: certo che sta giornata di lavoro è bella, ha senso. Con Marco l'ascolto era molto importante, perché quando parlavo con lui non sentivo questo muro tramite l'altro. E poi c'era anche la fiducia che lui mi ha dato. Cosa avete fatto dopo? Dopo abbiamo continuato insieme a lavorare. Quindi dopo queste prime piccole opportunità ne abbiamo volte altre ed erano diventate un bel set di lavori. Allora ho fatto un passaggio, sono andato dal professore all'università dove studiavo economia e gli dissi: senta, questi piccoli lavori mi piacciono, ci sto trovando gusto e hanno anche senso. Mi può aiutare a trovare degli argomenti di economia che siano al supporto di queste attività? E lui mi disse di sì e fece una tesi sul business plan e sul project management di queste piccole attività. Abbiamo iniziato da zero. Fare dei piccoli lavori, tenendo sempre questa relazione di amicizia, e con il rischio abbiamo creato questa cooperativa di produzione e lavoro che si chiama Sofia. E adesso? Ora siamo soci di un'impresa che ha tre aree. Un'area si chiama area immigrazione e lì, diciamo, ci occupiamo di aiutare ragazzi che come Mor hanno avuto delle difficoltà all'inizio, sono qui per ragioni politiche, economiche. Un'altra area proprio di produzione, e lì ci occupiamo di gestire commesse di clienti che devono posizionarsi online con diversi strumenti. E poi abbiamo una sala studio in cui aiutiamo dei giovani, di un target più o meno tra i 14 e i 18 anni, a studiare. In molte scuole ci occupiamo di formazione e lo facciamo attraverso uno strumento che abbiamo creato noi, un libro che si chiama Stronzo Nero, che raccoglie la storia di Mor, quindi i suoi passaggi incredibili dalla Mauritania all'Italia, e la storia mia e di altri ragazzi romani che stanno costruendo il loro futuro nella forma dell'impresa. Abbiamo un progetto che si chiama Confini, che è un percorso formativo sul tema dell'immigrazione. Come vedi il tuo futuro? Mi immagino di continuare a costruire processi di lavoro con questo stesso spirito. E spero che a questa impresa si uniranno altri giovani che si fidano degli altri e della realtà. Cerco di promuovere Sofia avanti, ma essere anche una persona utile e una persona che può servire
a questo paese. Saluta l'altro. Sei grande, Moro. Grande Marco, ti voglio bene. Forza e coraggio. Il futuro è possibile, se vuoi puoi costruirlo anche tu. Se vuoi incontrarci, ci vediamo dal 26 al 28 novembre al Festival della Dottrina Sociale della Chiesa a Verona, all'interno degli stand di Giove Oriental.